Ciao ragazzi, allora questo è il mio primo video della serie Mi preparo con voi. Ho sempre voluto girarlo, però per questioni di tempo non ci sono riuscita. Oggi è domenica, quindi ne ho approfittato. Oh, in verità ho fatto già la base perché l'ho girato prima e mi sono resa conto che parlavo e solo, cioè praticamente avevo fatto solo la base ed erano venuti 20 minuti di video, quindi ho detto, cioè non esiste proprio, veramente si addormentano. Quindi ho fatto già la mia base con insomma le sopracciglia, ho messo il primer, il correttore, e ho utilizzato come crema idratante questa qui della Xea, come fondo e correttore ho utilizzato questo qui di Arianna e questo qui di Essence del Pur Skin in mousse, e come primer ho utilizzato questo qua di Kiko. Le sopracciglia le ho fatte con la matita di Make Up Forever e adesso andiamo a fare vado a fare il trucco occhi. Mi sto preparando un po' prima perché in verità io devo ancora mangiare, però per esperienza, dato che l'altra volta l'altra domenica che dovevo andare a comprare le scarpe con il mio fidanzato, ho fatto tardissimo. Ho detto, vabbè, mo mi preparo prima, ne approfitto, giro anche il video e niente, recupero tempo praticamente. Che so che oggi praticamente andiamo al centro commerciale perché voglio farmi insomma un girettino per chi è di Salerno e dintorni al Maximol. Voglio fare un girettino da Essence, da Wycon perché è uscita la nuova collezione. Volevo insomma dare un'occhiata, anche se Ornella ha detto che non è niente di particolare. Comunque, vado a dare un'occhiata. Comunque, ho utilizzato il matitone di Essence, quello lì color crema, e adesso vado a mettere come base questa matita viola, sempre di Essence. E poi la missione di oggi praticamente è trovare il rossettino di Debbie. Quello lì praticamente il numero 68. Burlesco, una roba del genere, perché praticamente dal video di Makeupin 87, che è una ragazza simpaticissima e bravissima, dà sempre ottimi consigli, è il dupe esatto del Ruby Woo di MAC. Dato che praticamente questo rossetto insieme ad altri prodotti li avevo richiesti per il mio compleanno, però non è stato possibile perché dallo store a Bologna praticamente tutto quello che avevo richiesto non ce l'aveva e si doveva aspettare mesi, e quindi ho deciso di farmi regalare la palette di Too Faced Pretty Rebels, e quindi ci ho dovuto rinunciare insomma all'ordine MAC, anche perché si doveva aspettare parecchio. E quindi ho visto il video di Makeupina. Scusami tesoro, ma non so il tuo nome, perdonami. E insomma mi ha aperto un mondo mostrandomi, insomma, mostrando il Ruby Woo, che praticamente mostrando il Ruby Woo e il rossettino di Debbie. E sono praticamente identici. Non vedo l'ora di trovarlo, anche perché qua sono andata ad acqua e sapone, non lo tenevano. Tenevo tutti i colori di questo mondo, niente. Poi sono andata in altri negozi rivenditori Debbie e non lo tenevano, che avevano tutto lo stand tranne quel rossetto. E quindi la mia ultima speranza è il centro commerciale. Abbiamo messo la base viola. La vado a sfumare un pochettino, giusto per. E quindi vado alla ricerca di questo rossetto. Oppure, se non lo trovo, ho letto che anche quello di Shaka, il Devil, è molto molto simile. Quindi al limite ripiego quello di Shaka. Però non ho visto lo swatch. L'ho letto su un blog che si parlava insomma dei dupe di MAC economici. E poi volevo cercare qualcosa di carino per il mio compleanno, che è il 2 novembre. Sì, lo so, è il giorno dei morti, però non si può avere tutto, insomma, dalla vita. Purtroppo sì, il giorno dei morti. E niente, volevo vedere se trovavo qualcosa di simpatico, una casacchina, un vestitino, robe di questo tipo.
Adesso vado ad applicare questo ombrettino della Me & My Ice Cream, quelli lì con il lilla, e lo vado ad applicare, insomma, solo. Bagno un po' sempre il pennello con questi ombrettini tipo cotti perché rendono di più. E utilizzo questo prodotto della Elf praticamente, che lo sto sfruttando tanto perché l'ho comprato perché insomma ne avevo sentito parlare bene, però fino a mo' l'ho utilizzato veramente pochissimo. Ora che sto facendo insomma questi trucchi con questi ombretti cotti, lo sto utilizzando. E vado insomma a farmi un girettino per la con somma gioia del mio fidanzato che quando sente centro commerciale viene tipo, non lo so, Sì, rimane tipo imbambolato, anche se, no, se non sono una di quelle tipe che sta tipo 3 ore nel negozio a scegliere vestiti o cose, cioè se una cosa mi piace, mi sta bene, me la compro, cioè ci stanno ragazze veramente peggio, però vabbè, lui in generale non piace fare shopping, quindi quando sente centro commerciale non capisce più niente, cioè ci viene tipo l'angoscia e... Lo devi avvisare tipo una settimana prima che andiamo al centro commerciale, così si prepara psicologicamente, insomma, la giornata. E quindi queste. Vado a prendere adesso questo ombrettino della Catrice e vado ad utilizzare il viola. Questo trucco che sto realizzando praticamente l'ho pubblicato la foto su Facebook e alcune di voi mi hanno chiesto se facevo il tutorial. Non è un vero e proprio tutorial, però almeno vedete più o meno come l'ho realizzato. La cosa importante però è bagnare gli ombretti, perché il colore da asciutto non è come insomma lo vedete, la luce è pessima, però noto che il viola si nota parecchio. È un trucco davvero molto molto semplice. L'unica cosa complicata è la riga di eyeliner, perché praticamente è il pennellino che è di quei tipi morbidi e non esce, cioè non vi viene bella bella precisa, ci vuole molta molta pazienza. Però è molto particolare l'eyeliner quello lì verde di Debbie. E trovo che ci sta molto molto bene con il viola, crea un bel contrasto. Tra l'altro, prima avevo anche provato a girare il tutorial, cioè a girarvi tutto, la base, il trucco, eccetera, eccetera, però veniva troppo troppo lungo. Avevo fatto anche due occhi e avevo utilizzato una base bianca sotto. Vi consiglio di utilizzare una base tono su tono, perché con la base bianca il viola comunque bagnato risultava spento, quindi vi consiglio una base viola, sia adesso Essence ha fatto i matitoni, ma anche questa qui questa matitina qui è ottima, davvero ottima. Vado un po' a sfumare verso il colore chiaro. Ok, adesso vado a prendere questo tipo di pennello a penna. Lo vado sempre a bagnare e vado a prendere questa parte tipo color borgogna. Sto facendo un inguacchio sopra il computer. È un ombretto davvero molto molto particolare, peccato che è una collezione limitata di Catrice ed è la Match Point. Non so se si può ancora trovare, se in
in qualche stand, perché io qua Catrice non ce l'ho, però è molto molto bello. Comunque, vedo l'ora, insomma, di andare al centro commerciale, anche perché domani praticamente il mio onomastico, ho accumulato un po' di soldini, sì, tipo i pensieri dei nonni, eccetera, eccetera, quindi sono contenta che posso spendere qualcosina. E volevo anche andare a vedere i rossettini di Essence. Volevo prendere quello la rosa al 10 e magari prenderne un altro giusto per provare. Anche se devo dire i colori sono molto banali, come vi ho scritto pure su Facebook. Mi aspettavo qualcosa di meglio perché sì, possono essere di buona qualità a un prezzo buonissimo, però colori, i colori, insomma, bene o male, sì, per chi è appassionato di trucco, quei colori lì ce li ha. Voglio dire, quindi mi hanno un po' deluso solo per la scelta dei colori che non è stata proprio, non hanno scelto, insomma, colori molto molto particolari. Poi vado a picchiettare un poco di questo ombrettino qua di Milani. Vi farò vedere poi tutti gli acquistini che ho fatto di recente. In un unico video, perché già me ne ho girato uno. Degli acquistini dove vi facevo vedere gli acquistini di Essence e di Arianna e vi facevo vedere i leggings che mi ero comprata, quindi anche una cosa di abbigliamento, però sono un po' indietro e non l'ho potuto caricare, quindi per questo. Infatti forse voglio fare tipo l'appuntamento settimanale, vi dico quando carico i video, cioè il lunedì, il mercoledì e il venerdì volevo fare, fatemi sapere se vi può far piacere una cosa del genere, così insomma mi trovo con la programmazione, perché mi è dispiaciuto che non sono riuscita a caricarvi più video, perché insomma vi volevo tenere aggiornate, anche perché questo qui non so quando lo vedrete. Comunque, vi consiglio sempre di seguirmi su Facebook perché insomma lì state proprio aggiornate su quello che faccio, se carico i video e via discorrendo. Vado a sfumare un po'. Poi con un pennello da sfumatura vado a prendere un po' di questo ombrettino qua della Bo. Lo vado a mettere poco 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 perché questo è scriventissimo, questo ombretto nella piega. Non so se si può notare, comunque farò le foto e ve le metto a inizio video, insomma, oppure come immagine del video, perché sicuramente rende di più che questa luce pessima, ed è la luce del sole, voglio dire, non è che è qualche altra cosa, comunque. Ciccia, adesso vado a prendere l'ombrettino, questo qua è l'ombrettino, senta me. L'eyeliner di Debbie ed è complicatissimo da mettere, infatti mi sa o che stoppo oppure non lo so perché ha un pennellino molto molto morbido ed è un po' complicato, però è stupendo. Adesso ci provo, se non mi vedete è perché sto facendo un'operazione complicata. Piano piano e cerchiamo di fare una riga decente.
La cosa che ha questo eyeliner è che sporca un pochettino le ciglia e le fa di questo verde sparaflesciato, però poi ci ha applicato il mascara sopra e non si vede, quindi è buono per questo. Facciamo una seconda passata per rendere l'effetto ancora più fluo. Mi rendo conto che non è un trucco invernale o autunnale. Tra l'altro, io adesso sto notando che vi state subendo la mia tenuta casalinga molto fashion. Non ci fate caso che sto ancora sbracciata, però qui fa caldo, quindi per questo. E che vi volevo dire? Mi rendo conto, stavo dicendo, che non è un trucco autunnale o invernale. Però mi piace questo eyeliner perché sdrammatizza un pochettino questo viola scuro, questo borgogna sull'occhio, non lo so, ci dà luce e lo sto utilizzando tanto nonostante la stagione non è adatta ai colori fluo, però chi se ne frega, a me mi piace. E niente, sto cercando di rendere, di fare una linea più decente possibile. Questa è uscita meglio, devo intensificare anche questa. È un po' complicato, vi ripeto, questo eyeliner. Per le ragazze inesperte proprio non ve lo consiglio. Perché il pennellino è vero. Il colore è stupendo, ma il pennellino lo potevano fare un pochettino meglio, cioè. È uno spennacchiatello, un po' così. Saprei che dire, insomma. Una cosa è se lo fate con quelli là con i glitter, perché ce l'ho anche quello con i glitter, ma questi qua, insomma, colorati, voglio dire, insomma, se potevano migliorare. Comunque, nella rima mi vado a mettere questa matita viola di MAC, la Prunella. Scusate, ma tengo le lentine, ogni volta che metto la matita nell'orima interna è un problema. Vorrei tanto farmi un'operazione agli occhi e per la prima volta vedere, svegliarmi e vedere, anche perché io porto gli occhiali dall'età di 6 anni, non so se ve l'ho mai detto. E quindi per me è davvero un sogno svegliarmi e vedere. Però non vi nascondo che ho paura di farmi un'operazione perché io sono una cacona. E quindi ho paura, non lo so, tipo che rimango cieca, robe di questo genere. Adesso vado a mettere il mascara. Utilizzo le Love Extreme che si è ripreso in maniera impressionante con la soluzione per le lentine, una cosa buona tengono, ste stronze, e era secco secco proprio, ma con questa soluzione qua si è ripreso alla grande, quindi sono contentissima. Quindi per riprendere al meglio le Love Extreme, anche vecchiotto, perché questo qua, ecco, lo sapevo, mi sono sporcata, questo qua l'ho preso tempo fa, cioè tengo una barca di mascara aperti, mannaggia a me, però li rianimo poi con la soluzione per le lentine, prima che si azzecca lo scempio. Ho utilizzato la salviettina struccante che ho usato prima praticamente perché vi ripeto, ho girato il tutorial, cioè ho girato il video, però veramente era 20 minuti e non avevo fatto quasi niente. Sinceramente, secondo me, qualsiasi persona normale si annoiava. Almeno ho concluso il trucco occhi e vi ho fatto vedere il trucco occhi. Fatto già la base, che poi non è sta grande cosa, voglio dire, la base.
Niente di particolare, anche perché questo fondotinta in mousse di Essence si stende facilmente. Ok. È molto molto carino, come potete vedere l'effetto è bello intenso. Adesso sulle guance vado ad applicare con lo Stripper Brush di Elflo, questo qua nuovo di Essence, che come vi ho detto ve lo mostrerò nel video haul. Sono proprio indietro con la programmazione. Lo utilizzo più o meno come base, perché se lo vado ad utilizzare proprio a stick, tengo una faccia oleosa che fa schifo proprio, è pessimo. O perché la mia pelle, insomma, ha questo effetto, però vi ripeto, non potevano formularlo un pochettino meglio. Mia mamma sta urlando a mangiare e io sto ancora qui, va bene. È proprio buono l'applicazione con questo pennello perché vedete, dà un bel effetto, non è pesante, poi non mi fa quell'effetto lucido. Comunque dopo lo vado a tamponare. Mentre giro il video, mi chiama il mondo, cioè non so se sentite, piripiripi, piripiripiripi, vabbè. Poi vado a prendere il blush, questo qui, della Floral Grounds di Essence. Bellissimo colore, a mio avviso. Eccolo qua. E vado a tamponare il prodotto. Ovviamente vi posterò su Facebook le foto di quello che prenderò. Cos'è? Capello. Tra l'altro per il mio compleanno cambierò anche il colore di capelli, farò tipo uno chatouche. Ovviamente vi posterò la foto di quando sarò col parrucchiere, dal parrucchiere. Fatemi tutto ciò, mi regala il mio fidanzato il taglio, lo chatouche, o il crepage, non lo so, una roba di questo tipo. Sono troppo troppo contenta e super curiosa di vedere come esco, perché ho sempre sognato di schiarire i capelli. Ovviamente vi posterò la foto di tutto, però vi do un'anticipazione. E su, come rossettino utilizzo questo qui di Avon, della linea Color Trend. Si vede un caspita. La linea Color Trend ed è il numero ed è l'intimate intimate. Arrivo, mia madre. Ecco fatto. È un rossettino matto di Avon, molto molto carino. E niente ragazze, io vi mando un bacione, vi lascio comunque inizio video o come immagine proprio di questo video qua, la foto per farvi vedere l'effetto, perché noto che non si vede molto. Comunque niente, un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!